tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. L'Europa di nuovo sotto attacco, paura per alcuni marchigiani a Bruxelles, teatro di due attentati che hanno ucciso oltre 30 persone. Sgominata una organizzazione criminale che spacciava droga in mezza regione, 13 le persone arrestate, tra cui anche un sottocapo della Capitaneria di Porto di Pesaro. Giovedì l'ultimo saluto a Filippo Palazzi, il corridore stroncato da un infarto durante una gara ciclistica in Romagna. Sull'ospedale unico si va verso il referendum, la proposta è di 4 liste civiche fanesi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Gli attentati che hanno sconvolto Bruxelles e causato la morte di oltre 30 persone. Oggi è stata una giornata di forte apprensione anche per molti marchigiani che in Belgio hanno i familiari, parenti o amici. Per ora la Farnesina ha escluso che tra le vittime o tra i feriti ci siano italiani, anche se è di poco fa la notizia che un ex giocatore dell'Aurora Basket di Jesi è rimasto ferito in uno degli attentati in Belgio ed è stato sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per rimuovere le schegge che gli si sarebbero conficcate in una gamba e nell'anca. Non molto lontano dalla metropolitana c'è la sede della rappresentanza della Regione Marche, di un ufficio di rappresentanza della Regione Marche. All'interno c'era questa mattina una delle responsabili che Simona Zonghetti ha raggiunto al telefono. Vediamo il servizio. Era vicina a quei luoghi dove i terroristi hanno seminato morte e terrore, ma per fortuna sta bene. Antonella Passarani, unica rappresentante della Regione Marche nella sede di Bruxelles, ha avuto l'ordine di non uscire dall'edificio e di attendere le indicazioni della Farnesina e delle istituzioni locali. Siamo nel palazzo di Schumann. E siamo tutti bene, siamo chiusi in ufficio, così come nel palazzo delle commissioni hanno dato ordine di non muoversi al momento finché non si capisce meglio la situazione nella città, quindi comunque per il momento diciamo che la situazione è relativamente sotto controllo e stiamo bene. In quanti siete nell'ufficio? No, nell'ufficio ci sono io della regione, ho due stagisti e poi c'è una persona dell'agenzia SVIM, Sviluppo Marche. Ci sono altre regioni, c'è la Toscana, c'è l'Umbria, c'è il Lazio, insomma ci sono delle regioni francesi e c'è l'infopoint della Commissione, un palazzo un po' di regioni. Ecco, che cosa avete sentito? No, è pieno di polizia, di sirene, quindi in questo momento diciamo che si sa la situazione, anche venendo in ufficio, siccome Malbec è una stazione di metro relativamente vicina, chiaramente si è visto un po' tutto l'allarme, le sirene, si è subito capito qual era la situazione, più o meno, ecco, che c'era stata un'esplosione, delle bombe, non si sapeva bene esattamente dove, ma... Ecco. Adesso pare che ne sia esplosa un'altra in Rue de la Loire, vediamo Arlois che è un altro metro. L'importante in questo momento è stare comunque all'interno degli edifici. E mentre in consiglio regionale il consigliere del PD Federico Talè osservava in apertura di seduta un minuto di silenzio per le vittime degli attentati, i suoi pensieri erano rivolti a suo figlio di 13 anni che in quei momenti si trovava nella capitale belga in gita scolastica. Per fortuna stanno bene tutti i 55 ragazzi della terza media dell'Istituto Gio Pomodoro in visita alla Commissione europea con una decina di insegnanti. L'apprensione dei genitori però questa mattina è stata tanta, come quella di Talè,
chi ha saputo degli attentati guardando la televisione e ha subito contattato al telefono il figlio Cesare. Come ci racconta il ragazzo, la comitiva non era nemmeno al corrente degli attacchi terroristici. Noi non ci siamo accorti di niente, solo che venendo giù, cioè passando in autostrada, abbiamo visto molte ambulanze. Però siamo tutti bene. Lunedì sera infatti gli alunni sono usciti per una passeggiata nel centro di Bruxelles per poi rientrare in albergo. Oggi invece sono ripartiti in pullman in tarda mattinata per raggiungere un'altra capitale. Siamo in viaggio più o meno da 2 ore, 1 ora e mezza. E state andando dove? Verso Lussemburgo? Sì, esatto. Il gruppo che è venuto a conoscenza di ciò che stava accadendo attraverso i telegiornali non ha cambiato il programma prestabilito. Noi siamo in contatto con l'unità di crisi, con la questura, che ci stanno dando delle indicazioni, ci stanno rassicurando e noi continuiamo il nostro viaggio serenamente. Il rientro della scolaresca è previsto per mercoledì notte. Adesso torniamo in Italia perché questa mattina sono stati presentati i risultati di una vasta operazione dei carabinieri di Fano e di Ancona che ha portato all'arresto di 13 persone. Ci sono un collaboratore di giustizia collegato a Cosa Nostra e un sottocapo della Capitaneria di Porto di Pesaro fra i 45 indagati nell'operazione denominata Damasco, con cui i carabinieri di Fano e Ancona hanno sgominato un'associazione per delinquere che spacciava cocaina, hashish e marijuana nelle Marche. 13 le persone arrestate, 10 su ordine di custodia cautelare in carcere e 3 in flagranza di reato, fra cui il sottocapo della Capitaneria pesarese, 38enne di origini siciliane, che deteneva una pistola serba calibro 6,35 con la matricola brasa. Con il blitz dei carabinieri è stata disarticolata una pericolosa organizzazione che avrebbe fatto capo a Salvatore Fontana, 46 anni, con precedenti per droga e rapina, originario di Villa Batti, in provincia di Palermo, ma da oltre 20 anni residente a Cupra Montana, in provincia di Ancona. La banda importava droga dall'Olanda e la faceva arrivare da Napoli tramite un referente campano, figlio di un detenuto rinchiuso nel carcere di Fossombrone. Per gestire lo spaccio, Fontana si sarebbe servito per la zona di Ancona del fratello e del nipote, 43 e 22 anni, mentre per il pesarese di un collaboratore di giustizia legato alla mafia catanese, un 32enne residente a Fano. Proprio dalla sorveglianza di quest'uomo hanno preso avvio le indagini, cominciate a settembre del 2014. In tutto sono 11, 10 italiani, tra cui una donna e un albanese, le persone accusate di associazioni per delinquere finalizzata al traffico di droga. L'organizzazione non si faceva scrupolo di commettere altri reati per recuperare crediti per partite di droga non pagate, come l'incendio delle auto dei loro debitori o l'aggressione nei loro confronti con minacce e violenze. Tra i reati contestati al presunto capo della gang c'è anche l'intestazione fittizia di beni a familiari e a terzi. Oggi 140 militari entrati in azione con il supporto di unità cinofile hanno perquisito 35 abitazioni e recuperato quasi 3 kg di hashish. E c'è un fanese coinvolto anche in un'altra operazione dei carabinieri, questa volta a Rimini. 13 persone, 13 richieste di misure cautelari, di cui 7 in carcere, sono state emesse nei confronti di un gruppo di spacciatori tunisini e di un cittadino egiziano. Il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Rimini, ribattezzata Simpol. I pusher, coloro che vendevano la cocaina, soprattutto a pescatori tunisini, che secondo le indagini usavano la sostanza per sopportare il duro lavoro e il freddo in mare. Il cittadino egiziano, che risulta tra gli arrestati dai carabinieri, era già stato colpito da espulsione la scorsa estate perché in carcere inneggiava all'ISIS. Tra gli indagati anche 3 italiani, 2 riminesi e un fanese. I militari hanno sequestrato 190 grammi di eroina e 40 grammi di hashish. Si terranno giovedì alle 15 nella chiesa di Sant'Orso a Fano i funerali di Filippo Palazzi, il ciclista amatoriale di 44 anni stroncato da un infarto domenica mattina mentre partecipava ad una gara a Savignano sul Rubicone in Romagna. Il magistrato ha disposto l'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso, i cui risultati però si avranno solo nei prossimi giorni. 4 liste civiche unite per promuovere un'iniziativa che ha al centro la sanità.
Vediamo. Ciò che conta è la salvaguardia della sanità fanese, senza ambiguità. Sono tutti concordi su questo tono gli esponenti delle quattro liste civiche: Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Movimento Possibile e La Tua Fano con l'ex sindaco Stefano Aguzzi, che si sono ritrovati a formare il tavolo che ha presentato la nuova iniziativa in tema di salvaguardia dell'ospedale di Fano. Una raccolta firme per una mozione popolare da presentare in comune ed un referendum per chiedere ai cittadini di esprimersi sul tema: ospedale unico o mantenimento del potenziamento del Santa Croce? Un tavolo aperto, ci tengono a precisare i promotori dell'iniziativa, chiunque voglia aggiungersi sarà il benvenuto, anzi, precisano fermamente. Noi abbiamo contattato sia forze di opposizione che di governo su questo aspetto, siamo aperti a tutti. Un riferimento chiaro ed esplicito da parte dei pentastellati al sindaco Seri, che se vuole firmare, dicono, sarà il benvenuto. In questo periodo ci siamo incontrati, abbiamo dialogato e soprattutto abbiamo trovato una sintesi intorno a dei punti programmatici fondamentali, dei principi che ci trovano tutti d'accordo. Noi siamo per la salute pubblica, siamo contrari ad ogni iniziativa che possa, come dire, sposare il privato convenzionato a Fano, siamo contrari a ogni dipendenza dal finanziamento privato, per cui su questo ci siamo trovati. Vogliamo sapere effettivamente in termini di costi e benefici se questo ospedale provinciale, questo nuovo ospedale abbia un senso o sia preferibile ristrutturare, implementare le strutture esistenti. Noi partiamo in quattro, ma siamo assolutamente aperti ad accogliere chiunque ci vuole stare, quindi partiti, associazioni, movimenti, singoli cittadini, e saremo presenti in città e speriamo veramente in una partecipazione popolare e democratica. Si sono dati tempo fino al 30 di aprile i promotori, contando sulla sensibilità della cittadinanza per dare un segnale forte e immediato a chi di dovere, allestendo punti raccolta firme e giorni predisposti. E qui abbiamo un'amministrazione purtroppo sorda alla esigenza dei cittadini, e è un'amministrazione succube del PD, del Partito Democratico, sia a livello provinciale che a livello regionale, e quindi siamo stanchi di questa situazione e diamo voce ai cittadini per poter riacquistare l'ospedale che era dei Romani. Faremo dei banchetti in Corso Matteotti e dobbiamo arrivare a raccogliere almeno 4-5 mila firme. Speriamo nella volontà dei cittadini, che se davvero tengono al loro ospedale ci diano una mano in questa lotta senza fine. Occorrono 1100 firme per la mozione popolare e 2600 per il referendum, che dovranno fare pressione a livello regionale. Questo è l'auspicio di coloro che hanno pensato a questa iniziativa. Noi pensiamo che la strada che ha portato a questa conclusione sia sbagliata, e attraverso queste iniziative, la mozione di iniziativa popolare, cerchiamo in qualche modo di rimettere in gioco tutta la questione, sperando che la regione ascolti la voce dei cittadini e assieme ad essi cerchi di programmare una salute complessiva che solo in parte passa attraverso l'ospedale, ma che soprattutto deve trovare risposte sul territorio, servizi al cittadino sul territorio. Questo è quello di cui il cittadino ha bisogno. Poi l'ospedale rappresenta, diciamo, l'esito finale, ma soprattutto chiediamo servizi sul territorio. E adesso parliamo del tempo. Dalle prime ore di domani nelle Marche ci arriveranno venti anche di burrasca e pioggia, tanta pioggia. Ne parliamo con il responsabile del sito geometeo.it, Francesco Cangiotti. Buonasera Cangiotti. Allora, sì, buonasera direttore. Allora, questo maltempo che sta per arrivare sarà davvero così intenso come dicono le previsioni? Beh, sicuramente avremo un intenso peggioramento che, appunto, come accennava lei, inizierà nel corso della nottata e vedrà l'apice proprio dei fenomeni nella giornata di domani, soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Tutto questo maltempo sarà determinato dalla formazione di un minimo di bassa pressione che si collocherà tra il Molise e la Puglia, richiamando appunto verso il nostro territorio correnti nord. Questi venti risulteranno a tratti anche forti, specie nella mattinata, determinando anche diffuse mareggiate sui nostri settori costieri, e saranno accompagnati appunto da precipitazioni continue e persistenti che per gran parte della giornata interesseranno le nostre zone, con accumuli pluviometrici che potranno raggiungere anche i 60-70 mm o localmente anche punte superiori, specie sui settori interni al confine con l'Anconetano.
Questo peggioramento sarà accompagnato anche da un calo delle temperature che riporterà la neve sulla dorsale appenninica a partire dagli 800-1000 metri. Poi via via le condizioni tenderanno a migliorare perché questo sarà abbastanza incisivo, ma tenderà velocemente a portarsi verso i Balcani, quindi già da giovedì le condizioni vedranno un graduale miglioramento in vista poi anche di un fine settimana e le fine settimana pasquale, con un tempo più stabile e soleggiato e con una ripresa anche delle temperature. Grazie Francesco Cangiotti di geometeo.it. E adesso andiamo a vedere le immagini che sono state girate questa mattina fuori dallo stabilimento della Saipem a Bellocchi di Fano, dove 12 addetti sono stati chiamati per sostituire i colleghi che erano appunto in sciopero. La multinazionale, la Compass Group, che si è aggiudicata l'appalto per il servizio di ristorazione a mezzogiorno, poi i lavoratori Saipem sono usciti dallo stabilimento in segno di solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori del servizio mensa per protestare contro un comportamento giudicato antisindacale. Lo sciopero degli addetti è scattato perché l'azienda ha prospettato una riduzione dell'orario di lavoro e trasferimenti fuori regione a causa della riduzione del numero dei pasti serviti all'interno dell'azienda. Per i sindacati il problema resta quello degli appalti al massimo ribasso. Chi paga poi il conto sono sempre i lavoratori, scrivono in una nota, e la qualità dei servizi. E adesso parliamo del futuro del Sant'Arcangelo di Fano, perché l'architetto Italo Rota ha sabato scorso ha mostrato ai fanesi presenti le prime immagini del progetto. Vediamo di quale progetto si tratta. Ci saranno una casa della musica, uno spazio espositivo per la fabbrica del carnevale, ma anche gli uffici e un parcheggio per le biciclette. Italo Rota, architetto e designer famoso in tutto il mondo, ha svelato a 200 fanesi le prime immagini del progetto sul riuso del Sant'Arcangelo, il complesso di Corso Matteotti che potrà trasformarsi in un luogo unico e originale rispettando l'identità fanese. Durante l'incontro pubblico avvenuto sabato alla palestra Venturini sono stati proiettati su uno schermo progetti, spunti e idee sul recupero del complesso che ora è in uno stato di semidegrado. Italo Rota, pennarello alla mano, ha tracciato le linee guida del nuovo Sant'Arcangelo. Intatta la facciata esposta su Corso Matteotti, stravolto l'interno, nessun potenziamento dell'area esterna e un obiettivo, quello di fondere gli elementi principali di Fano, e cioè carnevale, jazz ed eccellenze no gastronomiche in un unico spazio. Tra le idee più radicali c'è quella che prende in prestito l'ordine gigante di Vitruvio e che prevede un'enorme altezza, una vertigine, al centro dello spazio museale. In progetto c'è quindi un'area dove i montacarichi riescano ad allacciare le peculiarità e servire lavoratori e visitatori che animeranno la fabbrica del carnevale. Tutto come se fosse presente un pifferaio magico. All'interno di questo laboratorio della creatività che verrà sprigionata dalla musica che sarà ovunque, dal carnevale che farà da tessuto connettivo. Un luogo quindi in cui scorgere qua e là parti dei carri allegorici da osservare anche in sella alla propria bicicletta. Per il mezzo ecologico Rota ha infatti pensato a un ingresso specifico e su misura dedicato alle due ruote. E poi il risparmio, come l'eliminazione dell'energia elettrica anche all'interno del ristorante che sarà posizionato nella struttura e che utilizzerà le piante coltivate nell'orto dedicato. Non ci deve essere nulla di simile, ha detto Rota riferendosi all'intero progetto, solo così ce la faremo. Ma ora tutta l'attenzione degli amministratori fanesi è rivolta al 31 marzo, data in cui scadrà il bando destinato agli investimenti territoriali integrati e che potrebbe assegnare 2.400.000 euro al comune di Fano. Mancano ormai pochi giorni alla scadenza di un progetto che ha voluto fortemente il cantautore fanese Luca Vagnini, con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la causa di Federico Mezzina, il bambino fanese costretto a curarsi all'estero per combattere contro il morbo di Krabbe. Passano i giorni perché c'è qualcuno che ci crede, stanno sperando per me, perché possa ripartire, non sono nato così. Ho chiesto poco e niente al mondo, solo di ridere un po' e sentirmi vivo fino in fondo. Senti
intitola La mia vita non ha prezzo ed è la canzone che il cantautore fanese Luca Vagnini ha voluto dedicare al piccolo Federico Mezzina, il bimbo fanese di soli 6 anni che lotta contro una malattia rara che può essere contenuta solo grazie a cure estremamente costose che ad oggi lo Stato italiano non autorizza. Accanto a lui i suoi genitori Vito e Tiziana che combattono una battaglia infinita fatta anche di forza e speranza. Una battaglia che già in tanti hanno scelto di appoggiare per dare quell'aiuto senza il quale sarebbe quasi impossibile curare il loro bambino. Ad accogliere l'appello è stato anche Luca Vagnini che su richiesta della famiglia Mezzina ha composto un inno alla vita del piccolo che esprime rabbia e indignazione e che racconta la storia di Federico immaginata con le sue stesse parole. Questa canzone serve non tanto a me ma serve più che altro a raccogliere fondi, a raccogliere tutto quello che ci si guadagna per darli a Federico, alla sua famiglia e in particolare all'associazione che non lavora solo per Federico ma per altri bambini. Il brano può essere ascoltato anche su Music Razer, il portale scelto da Luca per ampliare la raccolta fondi mettendo in vendita i suoi oggetti come i dischi, la sua chitarra autografata o concerti a domicilio. Il tutto acquistabile ancora per pochi giorni fino al raggiungimento dell'obiettivo prefissato di 2.000 euro che verranno interamente devoluti all'associazione. Scadrà alla mattina, alle 11 di mattina del 1 aprile, ma soprattutto mancano poco meno di 800 euro, quindi sarebbe una beffa, perché il crowdfunding proprio funziona in questa maniera: se si raggiunge l'obiettivo, tutti contenti, se non si raggiunge l'obiettivo anche solo per 100 euro, tutto il ricavato verrà redistribuito ai donatori, quindi all'associazione Una Speranza per Federico non arriverebbe nulla. E come ci spiega Luca, per poter contribuire è molto semplice. Il primo passaggio da fare è quello di digitare su Google Music Razer. Una volta aperto il sito ci si iscrive indicando nome, cognome ed email. E poi, una volta tornati alla home page, si digita Luca Vagnini nella barra di ricerca. Si trovano una breve descrizione, un breve accenno della canzone, il video di presentazione e tutti i pacchetti che sono a disposizione per contribuire proprio a questa raccolta di crowdfunding, da 10 euro fino ad arrivare addirittura anche a 1000. Il piccolo messaggio che voglio dare è anche ai gestori di locali che magari per quest'estate hanno intenzione di chiedermi di suonare anche piccoli avvenimenti acustici eccetera. Preferisco vivamente che compriate il concerto qui. Con 350 euro, un concerto privato nel vostro locale dove volete, quando volete. Però preferisco che si faccia qui. Bene, allora, forza e coraggio, mancano ancora 7-8 giorni. Il telegiornale è finito, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, ci rivediamo domani, arrivederci.